Buonasera, benvenuti alla finale junior di Vinca il Milione. Tra pochissimo ascolteremo 11 cantanti che si esibiranno in due canzoni scelte da loro. Ma chi avrà il compito di scegliere il vincitore di questa categoria? La nostra giuria di qualità, che vado subito a presentarvi. Partiamo da Gloria Conti, maestra di canto, musical e recitazione della EC Studio Production di San Benedetto del Tronto. Grazie Gloria per essere qui. E a fianco a Gloria ritroviamo Mariella Cesaroni, cantante e vocal coach. Un applauso. E vicino a Mariella torna Fabio Rossi, speaker Radio Studio R e conduttore di Urban Talent. Un applauso. Questa sarà la giuria che avrà il compito di scegliere il vincitore di questa categoria. Giudici, siete emozionati? Sì, decisamente. Molto. Decisamente. Sarà molto difficile come sempre. Come sarete? Cattivi? Sarete generosi? Cattivissimi. Cattivissimi? Non lo si può sapere, dipende. Dipende, Fabio? Assolutamente no, io qui per fare questo ruolo io mi ci muovo abbastanza male, ci vuole il pelo sullo stomaco, Cristian, non è mai facile, io non ce l'ho, gioisco per chi vince e mi dispiace immensamente per chi non vince, quindi come diceva Mariella sarà complicato, ancora di più della categoria baby, lì gli puoi dare una motivazione, qui invece a quest'età un pochettino meno. Un po' meno, però voi dovrete cercare anche di darci una motivazione. Quindi partiamo subito, siete d'accordo, sì? Sì, sì. Siete d'accordo. Quindi partiamo con il primo concorrente che romperà il ghiaccio, lui si chiama Mazzocchitti Gabriel. Allora, Gabriel è già posizionato al centro dello studio con la sua tastiera. Gabriel, da dove vieni? Allora, buonasera a tutti, io sono Gabriel Mazzocchitti, vengo da Pagliare di Morro d'Oro, in provincia di Teramo, in Abruzzo. Questa sera vi farò ascoltare Piccola Stella con il mio pianoforte. Ok, già hai svelato la canzone, sei emozionato, posso chiedertelo? Più o meno. Più o meno, un pochino, un pochino. E allora, facciamo un grandissimo applauso al nostro Gabriel, che sarà lui ad aprire ufficialmente la gara qui per questa finale junior. Giurati, cuffie, indossate. Gabriel, sei pronto? Sì. Musica. Hai sempre compreso la mia fantasia. Accesa, poi spenta, poi sei andata via. Sei tornata più forte che un sasso nel cuore. Hai preso il mio giorno e l'hai reso migliore. E ora scrivo qui in fretta per dirtelo ancora, che sei forte e fragile senza paura. Tu resta la stessa di sempre. Sei la cosa più bella che indosso, sei sei il cielo e sei il mondo, sei la strada che porta alla vita, donna instabile, sei la mia spina, sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce, sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Ed è sempre compreso mia nostalgia, dei giorni ormai persi e dormi andati via. Questo tempo trascorso non è mai abbastanza, ti chiede i miei occhi, ne sei la sostanza. Comunque poi adesso che ti ho davanti, prometto di restarti accanto per sempre, per sempre, per sempre. Sei la cosa più bella che indosso, sei risorsa, sei il cielo, sei il mondo. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei l'immenso di un attimo andato, del mio sogno la parte migliore. Sei quel vento che soffia.
che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Gabriel Mazzocchitti, un applauso a Gabriel che si può accomodare. E andiamo avanti con la prossima concorrente in gara, Angelica Gonzalez Paz. Eccola qui, pronta al centro dello studio con il microfono per cantare. Angelica, da dove vieni? Ciao, io vengo da Vagliare del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Quanti anni hai? 11, 29 gennaio 12. Benissimo, che cosa ci farai ascoltare? Ciao ciao della rappresentante di lista. Sei pronta? Sì. Giurati, cuffie, regia, base. Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno! È la fine del mondo! Sopra la rovina sono una regina. Mamma, mamma, non so cosa salvare. Sono a pezzi, già mi manchi. Occhi dolci, cuori infranti. Che spavento come il vento. Questa terra sparirà nel silenzio della crisi generale. Ti saluto con amore. Angelica Gonzalez Paz, grazie Angelica, puoi accomodarti perché noi dobbiamo andare avanti, che c'è il prossimo concorrente che deve fare l'ingresso all'interno del nostro studio e si chiama Rebecca Di Pietro. Eccola qui Rebecca, già posizionata, pronta per cantare. Rebecca, da dove vieni? Raccontaci qualcosa di te. Vengo da Macerata, che è un piccolo paesino nelle Marche, ho 13 anni e... oggi porterò un brano che si chiama Over the Rainbow, la versione di Catherine McPhee. Sei pronta? Sì. Giurati, cuffie, regia, base. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your window.
just a step beyond the reach. La terza concorrente in gara, Rebecca Di Pietro. Un applauso alla nostra concorrente. Grazie Rebecca, puoi accomodarti perché noi dobbiamo prepararci per andare avanti con la prossima concorrente in gara. Lei si chiama Francesca Giordani. Allora, Francesca, conosciamoci meglio, da dove vieni? Raccontaci qualcosa di te. Vengo da Venarotta, in provincia di Ascoli Piceno, e ho 14 anni. Allora, chiedo al pubblico di fare silenzio, ai genitori grazie perché i concorrenti hanno bisogno della massima concentrazione. Giudici, potete indossare le cuffie per l'ascolto, grazie. Regia, base. Una canzone è la sera dei cani che parlano tra di loro e la luna che sta per cadere e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera è così dolce che si potrebbe bere da passare in 100.000 in uno stadio
una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda. Tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde. Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Un poco attenti a due innamorati, sciolgono le vele come i pirati e in mezzo a questo. Fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontana una luce diventa sempre più grande nella notte che sta per finire. E la nave che fa il ritorno per portarci a dormire. Si muove la città. Francesca Giordani, un applauso alla nostra concorrente che si può accomodare. Giurati, come stiamo andando? Direi benissimo, il livello anche oggi è veramente, veramente alto e già è molto difficile. Assolutamente, sono d'accordo con Gloria. Noi ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria, poi amici tornate qui perché ci sono gli altri concorrenti che dovranno esibirsi e poi in finale ci sarà il vincitore di questa categoria junior. Vi aspetto. Ed eccoci tornati dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria, riprende la gara qui a Vinca il Migliore, finale junior. Riprende la gara con la prossima concorrente che è già posizionata al centro del nostro palco. Lei si chiama Elisa Cremonesi.
Eccola, Elisa, beh, posizionata al centro del nostro studio. Elisa, prima di sapere che cosa ascolteremo, da dove vieni? Raccontaci qualcosa di te. Allora, io sono Elisa, ho 12 anni, vengo da Falconara in provincia di Ancona e oggi vi canterò Ridere dei pinguini tattici nucleari. Sei emozionata? Sì. Tranquilla, perché qui siamo in casa, siamo in famiglia. Giurati, vi chiedo di indossare le cuffie perché la nostra concorrente sta per cantare. Regia, base. Che ora c'è lì un altro che ti ucciderà ne al posto mio, ma ci dovrò convivere, maledetto cuore che ti scioglie ogni volta che dico addio. Mia mamma e la tua fanno ancora zumba insieme e a volte forse parlano un po' male di noi, sai già come finisce, che poi io mi emoziono e invece tu ti annoi. Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai persa, ripenserai ogni tanto a cosa siamo stati noi. Alle giornate al mare, a tutte le mie pare, alle cucine che non abbiamo potuto comprare, alle mie guerre perse, alle tue baci finte, a tutte le carezze che forse erano spinte. Giuro che un po' mi fa ridere e ti cantavo picciu per farti dormire quando il mondo ti teneva sveglia, ed ora sono solo un tizio che te lo incontri dalla strada, gli fa un cenno di saluto e via. E non ho voglia di cambiarmi, uscire a socializzare, questa sera voglio essere stata come Tiger, non mi mancava niente e poi dentro mai tutto, perché mi sono accorto che mi mancava tutto. Però tu fammi una promessa, che anche quando sarai persa, ripenserai ogni tanto a cosa siamo stati noi. Alle giornate al mare, a tutte le mie pare, alle cucine che non abbiamo potuto comprare, lo shampoo all'albicocca, i tuoi capelli in bocca, alla tua testa dura, all'ansia e alla paura. Giuro che un po' mi fa ridere, però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia, racconterà qualcuno cosa siamo stati noi. Elisa Cremonesi, la nostra concorrente in gara. Grazie Elisa, puoi accomodarti. E andiamo avanti con la prossima concorrente. Lei si chiama Antonella Toro. Eccola qui, Antonella, posizionata al centro del nostro studio. Antonella, da dove vieni? Raccontaci qualcosa di te. Ciao, io mi chiamo Antonella, vengo da Colonnella e ho 11 anni. E frequento le corsi. Ok, musicali. Sei pronta per cantare? Sì. Sei emozionata? Un pochino. Facciamo un applauso al pubblico, alla nostra concorrente. Giuria, vi chiedo di indossare le cuffie, grazie. E siamo pronti per ascoltare Antonella Toro.
ciglia premurosa, ma vorrei più di ogni cosa avere la libertà di fuggire via, di esplorare il mare. Non succede mai, nulla può cambiare, ma mi fermerò quando troverò il posto adatto a me. L'acqua sembra chiamarmi a sé per nome ed io non so dov'è che andrò. Anche il vento mi sfiora e continua ad attrarmi, lo seguirò. È un lungo viaggio quello che affronterò, però tutti appaiono felici, qui non cambiano mai niente. Penso che ci abituerai. Hanno quei bei volti sorridenti, sono sempre contenti ed appartengo a loro ormai. Posso comandare, lo dimostrerò, mi saprò adattare se mi impegnerò, ma la voce dentro mi grida no, cresce fuori. Potrà guidarmi, stavolta no, non mi opporrò. Sembra quasi che speri anche lei di trovarmi, la cercherò. Cosa ci sarà che mi attende là? L'orizzonte mi chiama a sé per nome ed io non. Ringraziamo la nostra concorrente Antonella Toro, che si può accomodare perché noi siamo pronti per andare avanti con la prossima concorrente. Lei si chiama Angelica Montanaro. Eccola qui, posizionata al centro del nostro studio, Angelica. Angelica, da dove vieni? Raccontaci qualcosa di te. Allora, vengo da San Benedetto dei Marzi, in provincia dell'Aquila. Uh-huh. E oggi vi canterò Le mille bolle blu di Mina. Sei emozionata? No. No. Sei pronta per cantare, quindi? Certamente. Giurati le cuffie, grazie. Regia, base. Ci crederai, ma vedo le mille bolle blu e vanno leggeri, vanno.
passeggiar nel vento le mille bolle blu. Un bacio, ancora un bacio, si avvicinano, eccole, eccole, sono qui. Angelica Montanaro, grazie Angelica, grazie. Puoi accomodarti, grazie. E andiamo avanti con la prossima concorrente in gara, Veronica Gabrielli. E parla Veronica, un passo avanti, ti grazie. Veronica, da dove vieni? Raccontaci qualcosa di te. Allora, vengo da Ascoli Piceno, ho 13 anni e oggi canterò Egocentrica di Simona Molinari. Sei pronta? Sì. Giurati, indossate le cuffie, grazie. Pubblico, fate l'applauso. Fateci sentire questo bel applauso. Regia! Base. Di quegli uomini golosi, vendo sguardi ed emozioni, so di vivere in simbiosi con gli applausi della gente che mi ascolta e non mi sente, coi giudizi e le paure di chi sa che sono pure un po' egocentrica e a volte forse un po' lunatica, ma non sarò la prima e l'ultima che può sentire di essere l'unica. Non seguo la moda e non sono consumista, non distingo una scoda da un appunto, da una fiesta, corro anche se questo vento non porterà mai più in alto, perché vivo solo quando a morire piango e canto. Ah, 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 egocentrica e a volte forse un po' lunatica, ma non sarò la prima e l'ultima che può sentire di essere lui. Egocentrica e a volte forse un po' lunatica, ma non sarò la prima e l'ultima
lunatica, lunatica, l'ultima, l'unica. Ora che sapete perché sono qui davanti, non mi giudicate male, perché al riflettore spenti sono fragile anche timida, ma non per questo stupida, e dopo il palcoscenico una vita vera ancora non ce l'ho. Veronica Gabrielli, grazie alla nostra concorrente che si può accomodare, perché noi andiamo avanti con la prossima concorrente che si chiama Vanessa Frezzini. Un passo avanti, grazie. Vanessa, da dove vieni? Quanti anni hai? Raccontaci qualcosa di te. Mi chiamo Vanessa, ho 14 anni e vengo da Teramo e canto Stone Cold di Demi Lovato. Sei pronta? Sì. Le cuffie, i giurati le hanno già indossate. Fatemi sentire l'applauso. Mi è mancato un po', mi è mancato. Base. Yeah.
E ringraziamo la nostra concorrente Vanessa Frezzini, che si può accomodare. È la volta di Sofia Valentini. Eccola qui, Sofia. Sofia, qualche passo avanti, grazie. Perfetto. Allora, Sofia, da dove arrivi? Allora, io vengo... Ciao a tutti, io sono Sofia, vengo da Morro d'Oro, okay, un paesino in provincia di Teramo, okay, e oggi canterò Bad Child. Sei pronta? Sì. Sei emozionata? Sì. Sì, bene. E allora ci penserà il nostro pubblico ad aiutarti nel rompere l'emozione. La nostra giuria è pronta con le cuffie. Regia, base, pubblico, fatevi sentire. My family always say I was the bad child, throwing me away into the bad pole. All my life been posing on a fake smile, sitting on my own, feel like I'm exiled, feeling like I always do the wrongies, telling the other friends that I'm the bad kid. No home, home, I lost my magic, daily with your pushing on my own. The memories of we were into the family, you know, standing up under my door. Oh, 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 like an elephant in my heart. Oh, 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 the kids I want inside of these are bad child. I guess I want inside of these are bad child. Cause they all never understand my weird mind, my weird mind. And to every single person here, it does me. Throwing me away to the bad pole. All my life been putting on a fake smile, sitting on my own, feel like I'm ex-love, feeling like I always do the wrongies, telling the friends that I'm the bad kid. No home, home, I lost my magic, dealing with your bullshit. The memories of we were inside the family, you know, standing up under my door. Oh, 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 like an elephant in my heart. Oh, 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 the kids I want inside of these are bad child. I guess I want inside of these are bad child. Cause they'll never understand my weird mind, my weird mind. And to every single person here, it does. Family always say I was the bad child. Sofia Valentini, grazie Sofia, puoi accomodarti perché con te si conclude il primo giro per quanto riguarda l'esibizione dei nostri concorrenti. Tra pochissimo, dopo la pubblicità, ripartiremo nuovamente dal primo concorrente, li riascolteremo nuovamente per la seconda volta e poi ci sarà il giudizio dei nostri, della nostra giuria di qualità. Tutto questo, amici di GRP, amici di Vera TV, dopo questa piccola pausa pubblicitaria. Vi aspetto, non cambiate canale perché scopriremo il vincitore della categoria Junior di Vinca il Migliore. Vi aspetto. Ed eccoci tornati dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria, amici di Vera TV e di GRP, la finale Junior di Vinca il Migliore. Stiamo per ripartire con il secondo giro di canzoni per i nostri 11 concorrenti in gara. Tra pochissimo ascolteremo anche il giudizio della nostra giuria di qualità. Ripartiamo dal nostro Gabriel Mazzocchitti.
Eccoci qua, ben ritrovato Gabriel. Che cosa ci farai ascoltare come seconda esibizione? Adesso vi farò ascoltare Ovunque sarai di Rama. Sei pronto? Sì, sono Ti chiedo pronto. Di fare un passo avanti. Grazie. Giurati, cuffie. Si aggiunge una frase in più. Pubblico, applauso. Regia, base. Sarai vento canterai, se sarai acqua brillerai, sarai ciò che sarò e se sarai tempo ti aspetterò per sempre, se sarai luce scalderai. Se sarai luna ti vedrò e se sarai qui non lo saprò, ma se sei tu lo sentirò. Ovunque sarai, ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò. Se non ci sarai, io lo capirò e nel silenzio io ti ascolterò. Se sarò in terra mi alzerai, se farà freddo so che mi puoi sentire. Gabriel Mazzocchitti, questo è l'applauso del nostro pubblico dello studio di Vinca il Migliore. Andiamo ad ascoltare la nostra giuria di qualità, Gloria Conti. Gabriel, allora intanto complimenti. Grazie. Mi piace tanto il trasporto che hai, la passione che ci metti quando canti e complimenti perché hai suonato pure uno strumento. Grazie mentre mille. Cantavi, è una cosa difficilissima, quindi bravo. Grazie. Bravo. Allora, se c'è qualcosa su cui devi lavorare per aiutarti, è di lavorare sulla compressione delle note, ok? Quando canti. Però mi sono resa conto che quando tu ti lasci trasportare, lo fai. Perciò, fatti trascinare dall'emozione del brano, da quello che stai cantando. E vedrai che sarà tutto più facile. Ok, grazie. Solo per far capire a chi ci segue da casa, Gloria, compressione della nota. Sì. Cosa intendi? Esatto, la spinta che dai alle tue note, anche a livello, scusami, soprattutto diaframmatico, ok? La compressione, proprio la spinta che dai al volume, esatto, che dà più volume e
corpo alla nota che stai cantando. Grazie, okay, per il consiglio per il nostro concorrente che sicuramente ascolterà. Ringraziamo il nostro Gabriel Mazzocchitti che si può accomodare. Grazie Gabriel. E nel frattempo, cari giudici, si prepara la prossima concorrente che torna sul palco di Vinca il Migliore per la sua seconda esibizione. Sta per arrivare sul palco Angelica Gonzalez Paz. Eccola qui, ben ritrovata Angelica. Grazie. Posizionata bene al centro del nostro palco. Seconda esibizione anche per te. Che cosa ascolteremo? What a Feeling. Sei pronta? Sì. Giurati, già qui ballano, qui alla mia sinistra. Pubblico, applauso. Regia, musica. Feeling.
Angelica Gonzalez Paz, la nostra concorrente in gara per questa finalissima di Vinca il Migliore categoria Young. Angelica, c'è per te la nostra giuria di qualità. Mariella o Fabio? Per me è uguale. Chi vuole dei due? Chi vuoi, Fabio? Come vuoi, Mariella? Io avrei molte cose da dire. Vai, Mariella, caso. Mariella, sì, Mariella, Mariella, Mariella. Molte cose se da mi dire. Permettete una cosa anch'io. Prego. Sì, velocemente, vai, però sì, vai. Sì, sì. Vuoi andare? No, no, vai, vai, okay. Vai, vai. Facciamo la conta. Vado io. Se volete facciamo la conta. Amblin, no. Sai quelle cose, bellissimo. Vai. Fantastico. Carissima Angelica, che dirti? Allora, hai eseguito due pezzi energici al top e sei riuscita a portare all'interno di queste due interpretazioni la tua dolcezza. Grazie. Veramente qualcosa di strepitoso. Ho un piccolo appunto da farti a livello tecnico sulla tecnica microfonica. Sicuramente ti sarà stato già spiegato e detto tante volte da chi ti segue che il microfono va allontanato sugli acuti, ma è normale che ci piace ascoltare la nostra voce, allora ce lo teniamo stretto stretto, ma al di là di questo vedrai che è una cosa che riuscirai a portare a, insomma, ad affinare nel tempo e con lo studio e con la pratica soprattutto. Io ho un aneddoto molto particolare da raccontare su questo brano, anzi due. Intanto nel 2008 sono stata uno dei preparatori dei vocal coach del cast di Flashdance, insomma di quell'anno, del musical, ed è stata una cosa bellissima, quindi parlo con emozione perché riascoltare questo brano è veramente qualcosa che mi fa ripercorrere il tempo all'indietro e ancor di più all'indietro, perché tu devi sapere, Angelica, che io quando avevo la tua età cantavo questo pezzo nella mia cameretta con il desiderio e il sogno di diventare una cantante. Lo sono diventata anche una docente e tu sei una spanna avanti a me. Sai per quale motivo? Perché io cantavo nella mia cameretta e tu sei già su un palco. Grazie Mariella. Nel frattempo Fabio ha... Sì. Sì, Fabio. Angelica, noi ci conosciamo da qualche anno. Stai perdendo la tua allegria di qualche anno fa. Qualche passetto timido. Non la perdere quell'allegria, Angelica. Quella voglia di cantare, quella voglia di stare sul palco. Stai diventando timida, crescendo come è giusto che sia, ma cerca di toglierla questa timidezza. Sei d'accordo, okay. Angelica? Sì. Va bene, va bene. Ringraziamo, facciamo un grandissimo applauso ad Angelica che si può accomodare. Grazie Angelica. Giudici, siete pronti per il prossimo concorrente? Prontissimi. Sì, assolutamente. Siete pronti? La prossima concorrente si chiama Rebecca Di Pietro. Rebecca, bentornata sul palco di Vinca il Migliore, seconda esibizione anche per te. Che cosa ascolteremo? Ascolteremo un pezzo che si chiama When We Were Young di Adele. Sei pronta? Prontissima. Giurati, avete le cuffie, voi sapete cosa dovete fare. Regia, base. God, this reminds me of when we were young.
I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'll be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you left me. You still look like a moon. God, this reminds me of when we were young. I've been photographing you in this life. In case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad or good enough. It made us so restless. He was just like a moon. Like a song when we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. Part of me keep holding on just in case it hasn't gone. I guess I still care. Do you still care? It was just like a movie. It was just like a song. My God, this reminds me of when we were young. We were young, when we were young. Let me photograph you in this life. Because it's the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad. Did you know it made us so restless? I'm so mad, I'm getting old. Like a movie, it's just like a song when we were young. Grazie. Rebecca Di Pietro. Rebecca, andiamo insieme ad ascoltare la giuria di qualità. Per te c'è Fabio Rossi. Rebecca, una piacevolissima scoperta, sia nella prima che nella seconda canzone. Sono due canzoni difficili in una maniera pazzesca e devo dire che te la sei cavata anche molto bene. Grazie. Però, ecco, quello che io volevo far notare che tu hai, ma che molte tue colleghe questa sera non hanno fatto, è l'espressione, come dicevamo anche in precedenza, nella puntata precedente dei Baby con Mariella e con Gloria. L'espressione, cosa che tu hai, perché la musica è emozione, la musica è trasporto. Potete anche non cantare bene, ma se coinvolgete chi vi ascolta, avete raggiunto lo scopo. Magari io, alcuni lo hanno fatto, in attesa e nella parte strumentale, sembrava che stavate lì quasi per una cortesia, cosa sbagliatissima, proprio perché lì... Chi vi ascolta, chi vi guarda, dice, ma questa che sta facendo? Invece dovete essere sempre comunque emotivamente prese dal brano che cantate e tu con l'espressione, con i movimenti, lo hai fatto. Ecco, questo che sia magari anche per gli altri una situazione, un consiglio per me, da fuori, insomma. Ecco. E ringraziamo Fabio Rossi, grazie Fabio, grazie alla nostra... concorrente che si può accomodare, perché noi andiamo avanti con la prossima concorrente che ritorna sul palco di Vinca il Migliore. Andiamo a leggere il nome. Lei si chiama Francesca Giordani. Eccola qui, Francesca. Francesca, seconda esibizione anche per te. Cosa ascolteremo? I Will Always Love You di
Whitney Houston. È emozionata, facciamo un applauso. Ci sta l'emozione, la finalissima junior, ci sta un po' di perdita di memoria. Speriamo il testo a posto, cioè sì? Ok, perfetto. Abbiamo chiesto per correttezza. Ci siete, giurati? Sì. Ok, bene. Fate sentire l'applauso perché è emozionata la nostra concorrente, regia! Thank you.
Francesca Giordani. Francesca, adesso insieme andremo ad ascoltare Gloria Conti della nostra giuria di qualità. Francesca, partendo dalla prima scelta, era La sera dei miracoli di Lucio Dalla, uno dei brani più belli e più difficili. Poi sei arrivata a We'll Always Love You, quindi complimenti. Grazie. Complimenti, due scelte meravigliose. Grazie. Ora, io devo essere un po' cattiva con te, perché si vede che ami cantare, si vede che ci mette passione e che ci sta un bel lavoro, bellissimo. Però? Apri gli occhi. Non puoi cantare un brano con gli occhi chiusi. Nello strumentale, come diceva prima il mio collega Fabio, bisogna vivere il brano. Devi farti trasportare, trascinare dalle emozioni e darle al pubblico. Perché con le capacità che hai, con la voce che hai, non puoi non farlo. Quindi mi raccomando. Grazie. Grazie alla nostra Gloria, grazie alla nostra concorrente che si può accomodare, ma ritroveremo tra pochissimo per la parte finale del nostro talent show, perché scopriremo il vincitore della categoria junior. Andiamo avanti con la prossima concorrente, lei si chiama Elisa Cremonesi. Eccola qui, al centro del nostro studio, pronta per cantare. Elisa, che cosa ascolteremo? Allora, ascolterete Thousand Years di Cristina Perri. Ok, sei pronta? Sì. Giurati, cuffie, pubblico, regia, base. Beat fast, colors in my
Elisa Cremonesi, un applauso alla nostra concorrente. Elisa, adesso insieme andremo ad ascoltare il giudizio della nostra giuria e ascoltiamo Mariella. Grazie Cristian. Intanto mi piacerebbe sottolineare un concetto che ho già espresso in un'altra puntata, ovvero il fatto che il ruolo in giuria è sempre molto scomodo, no? Perché dobbiamo dare un colpo al cerchio e uno alla botte, cercare di dare un consiglio tecnico, al contempo anche incoraggiare questi ragazzi che si danno molto da fare, non solo a studiare, ma anche vincere quello che è, diciamo, il semplice fatto di salire su un palco, che sfiderei, ecco, i genitori, no? A farlo. Vediamo quanti diranno il pubblico in sala, esatto. Ed è una cosa difficilissima. E quindi dovremmo conoscere bene la storia, no? Di ogni concorrente, quindi da dove sono partiti, dove sono in questo momento e dove stanno andando. In questo caso, Elisa, tu mi hai fatto un regalo, sai per quale motivo? Perché noi ci siamo già viste, ti ricordi? Sì. Oh, che cosa ti dissi durante l'esibizione, alla fine dell'esibizione di Someone You Loved? Il mio consiglio era quello, proprio scorgendo delle potenzialità notevoli, di continuare a studiare e di non preoccuparti, no, delle varie imperfezioni che nel tempo avresti potuto migliorare, giusto? Sì, è quello che io posso riscontrare, Cristian, ed è una cosa bellissima, bravissima Elisa, cioè è veramente bello poter vedere una versione evoluta di te che sta andando avanti. Quindi il mio consiglio è: continua a studiare di nuovo, perché veramente hai fatto dei progressi notevolissimi, c'è maggiore controllo, anche nell'utilizzo dei filtri sei stata veramente attenta, brava. Grazie. E ringraziamo la nostra giuria, è scappata via la nostra concorrente dal palco, ma voi non scappate, restate lì, fermi, inchiodati davanti al televisore. Volete perdervi il vincitore o la vincitrice di questa edizione Junior di Vinca il Migliore? Assolutamente no. Quindi amici di GRP, amici di Vera TV, vi aspetto dopo questa piccola pausa pubblicitaria per gli altri 5 concorrenti che dovranno esibirsi qui sul palco di Vinca il Migliore e poi il verdetto atteso da tutti. Chi vincerà questa edizione Junior di Vinca il Migliore? A tra poco. Ed eccoci ritornati dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Siamo qua, siamo giunti alle battute finali di questa puntata dedicata alla finalissima Junior. Tra pochissimo scopriremo il vincitore o la vincitrice. Prima però spazio ai 5 concorrenti che devono ancora esibirsi. Quindi torna sul palco di Vinca il Migliore Antonella Toro. Eccola qui Antonella, al centro del nostro studio, pronta per farci ascoltare la seconda esibizione. Antonella, che cosa ascolteremo? Ali di carta, dello Zecchino d'Oro. Sei pronta? Sì. Leggermente un passo avanti, grazie. Giurati, fatemi vedere le cuffie indossate. Bene. Pubblico. Regia. Musica. Quando il cielo grida e si sgola dentro un libro, io mi nascondo. Quando la nebbia avvolge la città e le macchine strillano, suonano. Quando sono giù e proprio non va, tra suoni e parole, io mi nascondo. Leggo e viaggio lentamente, mi allontano con un sogno in tasca e un libro nella mano. Oltre le stelle, oltre i mari, oltre il mio presente, il mio domani, come in un sogno, come in un gioco, i fiumi d'inchiostro, navigo e nuoto.
mondo va di fretta, non mi ascolta, non mi aspetta. Quando io mi sento sola, con un nodo stretto in gola, sulle pagine di un libro i miei occhi getterò, come in un caldo nido il cuore mio sentirò. Oltre le stelle, oltre i mari, oltre il mio presente, il mio domani, come in un sogno, come in un gioco, i fiumi d'inchiostro, navigo e nuoto, oltre la noia e la tristezza, oltre la mia terra ed ogni mia certezza, come un aquilone, verso e giù, su ali di carta io volo sempre più su. Leggere fa bene, apre le porte dell'anima, è un dono, un seme che nel cuore radici farà. Oltre le stelle, oltre i mari, oltre il mio presente, il mio domani, come in un sogno, come in un gioco, i fiumi d'inchiostro, navigo e nuoto. Oltre la noia e la tristezza, oltre la mia terra ed ogni mia certezza, come un aquilone verso nel su, su plari di carta io volo sempre più su. Antonella Toro, questo è l'applauso del nostro studio, dello studio di Vinca il Migliore. Dobbiamo andare insieme adesso ad ascoltare la nostra giuria di qualità. È pronto per te, Antonella, il nostro Fabio Rossi. Oh Antonella, bel sorriso, sei allegra, trasmetti quello che dicevamo e che dicevo in precedenza, emozioni, cantando. Magari anche, vado un pochettino nel tecnico, qualche piccola imperfezione c'è, però magari ecco, il tuo stare sul palco è coinvolgente e magari a volte neanche lo si nota. Quindi io ti faccio i miei complimenti e a volte anche magari una leggera timidezza, e ti parlo, insomma, io che sono timidissimo, magari non ti permette di fare quel salto di qualità in alcuni pezzi di questo brano qui, però quando ti sentivi libera sei andata bene. Hai proprio fatto delle cose bellissime, quindi complimenti. Grazie. Grazie alla nostra giuria, Fabio. Grazie alla nostra concorrente che si può accomodare. Grazie Antonella, puoi raggiungere gli altri concorrenti. Allora, giudici, ci siamo quasi. Tra pochissimo scopriremo il vincitore di questa edizione di Vinca il Migliore, categoria Junior. Mi raccomando, restate con noi. Prossima concorrente che torna sul palco di Vinca il Migliore, lei si chiama Angelica Montanaro. Ben ritrovata, Angelica. Grazie. Seconda esibizione per te. Che cosa ascolteremo? Eternità dei Camaleonti. Eternità dei Camaleonti. Giudici, indossate le cuffie. Fate l'applauso. Regia, base. Stare qui è il sapore dell'eternità. Dopo aver amato te, io ti guardo mentre dormi accanto a me. Non ti sveglierò, oh no no, perché tu sorridi un bel sorriso.
dietro le ciglia chiuse. Dopo aver amato te, sul soffitto passa un angelo per me. Non ti sveglierò, oh no no, perché tu sorridi, un bel sogno forse la c'è. Angelica Montanaro, questo è l'applauso del nostro pubblico, del pubblico di Vinca il Migliore. Tra pochissimo scopriremo il vincitore o la vincitrice di questa edizione junior, però prima c'è la nostra giuria di qualità e c'è per te Gloria Conti. Angelica, mi piaci un sacco, complimenti. Grazie. Perché hai una bellissima vocalità, quindi complimenti al tuo maestro o alla tua maestra. Grazie. Mi piace come gestisci le varie timbriche vocali, come giochi con la voce, come ti diverti, la tua gestualità. Ora, dato che sei così brava, andiamo a vedere un attimino il pelo nell'uovo, ok? Perciò, un consiglio che ti do è, nello strumentare fra la prima e la seconda parte del brano, non perdere l'intensità. Magari eri bella, grintosa, guardavi il pubblico, ok, trascinavi quelle tue emozioni, poi nella fase strumentale ti sei un attimo tornata indietro e lì si crea proprio un divario a livello emotivo che si percepisce perché sei veramente brava, ok? Grazie. Quindi mantieni questa tua, mantieni questo flusso proprio emotivo, questa grinta anche nelle pause strumentali. Okay. Grazie. Complimenti. Grazie alla nostra giuria, alla nostra Gloria Conti, ringraziamo la nostra Angelica Montanaro, anche lei fuggita dal palco. Scappata. Fuggono via in un secondo. Poi lo chiederemo più tardi ai nostri cantanti. Nel frattempo c'è la prossima concorrente che torna anche lei per la seconda esibizione qui sul palco di Vinca il Migliore, lei si chiama Veronica Gabrielli. Eccola qui Veronica, al centro del nostro studio, pronta per cantare, per farci ascoltare la sua seconda esibizione. Veronica, dove ci porti?
Allora, il prossimo brano sarà Galleggiare di Serena Brancali. Sei pronta? Sì. Giurati, le cuffie. Ma ormai basta solo, vedi, basta solo il gesto verso il pubblico per far partire l'applauso. Guarda come si fa. Applauso. Regia. Base. Scioglierò i capelli senza te. Se mi parli io ti guardo, se mi guardi io sospiro, non posso immaginare un altro te. Ma tu chi sei? Veronica Gabrielli, grazie Veronica. Adesso insieme andremo ad ascoltare la nostra giuria di qualità ed è pronta la biondissima. Biondissima. Caschetto, vedi, alla Raffaella Carrà. Il caschetto alla Raffaella Carrà. Mariella. Esatto. Veronica, due esecuzioni davvero eccellenti. Gestione della voce molto, molto, molto particolare. Scorgo una serie di sfumature, blues, jazz, soul, ed è un qualcosa di fortemente accogliente. Molto discutibile la scelta del primo pezzo, perché a mio avviso ci sono delle tematiche che non sono da affrontare a 13 anni.
Anche se, ripeto, l'esecuzione è stata eccelsa. Un'altra cosa molto importante, brava con la tecnica microfonica, sei molto molto telegenica ed indossi il nero in una maniera pazzesca. Il nero è un colore difficile, perché può risultare o triste o semplicemente elegante. Tu invece riesci a valorizzare il nero e il nero valorizza te. È una cosa veramente che in pochi si possono permettere. Grazie alla nostra giuria di qualità, grazie alla nostra Mariella Cesaroni, grazie alla nostra concorrente che si può accomodare, perché amici, stiamo stringendo sempre di più il nostro gioco, siamo alle, veramente alle battute finali, mancano due concorrenti per concludere il secondo giro di esibizioni e poi scopriremo il vincitore o la vincitrice di questa edizione junior di Vinca il Migliore. Torna sul palco per la sua seconda esibizione Vanessa Frezzini. Eccola qui, accompagnata dall'applauso del nostro studio, la nostra concorrente per la sua seconda esibizione. Vanessa, che ci fai ascoltare? Canto Driver License di Olivia Rodrigo. Sei pronta? Sì. Giurati? Ormai vado a gesti. Esatto. Vado a gesti. Regia, ci siete? Musica. Driver's license last week, just like we always talked about. And you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs crying, 'cause you weren't around. And you're probably with the blonde girl who always made me die. So much older than me, she's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, 'cause how could I have loved someone else? And I know we weren't perfect, but I never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay. Know that I've gone, I guess you didn't mean what you wrote in a song about me. 'Cause you sit forever, now I drive alone past your street. All my friends are calling, I feel how much I miss you. Sorry for them, 'cause they'll never know you the way that I do. Yeah, today I drove through the suburbs and pictured I was driving home to you. And I know we weren't perfect, but I never felt this way for no one. Oh, and I just can't imagine how you could be so. Vanessa Frezzini, grazie Vanessa, andiamo insieme ad ascoltare la nostra giuria di qualità e per te c'è Fabio Rossi. Allora, Vanessa, io prima di parlare di Vanessa faccio un rewind, ritorno indietro, torniamo indietro con Veronica e sono d'accordo con, se mi ascolta, magari è dietro alle quinte, sono d'accordo con Mariella, egocentrica, lasciala stare, nella seconda interpretazione ci hai e mi hai emozionato molto, tantissimo, se mi ascolta, piccolo sì, inciso così, vabbè, se c'è vabbè. Allora, per quanto riguarda invece Vanessa, sono di quelle situazioni che tu come apri bocca dici questa è brava. Alla prima nota. Alla prima nota. Alla prima
Sì, all'attacco, all'attacco. Il primo... Come lo possiamo chiamare, Gloria? Il primo... La prima nota, la prima formazione, chiamiamola come io non vado nel tecnico. Tecnicamente perché non sono ce ne abbiamo tecnico, due, esatto, quindi sono Mariella e Gloria, per carità, e chi le... E questa è brava, insomma, ecco, questa nel senso, insomma, non dispregiativo, insomma, nel senso positivo, per carità. Quindi io ti faccio i miei complimenti, quanti anni hai? 14. 14, accidenti. Va bene. Va bene, va bene. Siete in difficoltà, giudici, da quello che ho potuto capire? Decisamente, eh? Sì, decisamente, cercate di iniziare a... A tirare le sole. Sciogliere, a sciogliere il nodo, a sciogliere il nodo. Fabio, vuoi aggiungere qualcosa sull'esibizione? No, brava Vanessa, brava, brava, brava. Sia nella prima che nella seconda. Quindi... Grazie alla nostra giuria, grazie alla nostra concorrente Vanessa Frezzini che si può accomodare perché, amici, c'è l'ultima concorrente che si dovrà esibire e poi il vincitore o la vincitrice di questa categoria Junior Vinca il Migliore. E allora torna sul palco di Vinca il Migliore Sofia Valentini. Eccola qui Sofia, al centro del nostro studio, pronta per la sua seconda esibizione. Sofia, che ci fai ascoltare? Canterò Girasoli di Emanuele Aloia. Sei pronta? Sì. E allora, regia, dove siete? Cuffie! Ormai non parlo più, vado a gesti. Prego, regia. Sul muro, solo con te ci vedevo un futuro, prima che il cielo sembrava più etereo, ora è coperto come fosse fumo, soffia la polvere sopra il tuo cuore, giurami che ti vedrò ritornare, come un dipinto che ha perso colore, promettimi che tornerò a disegnare, guarderò come se fossi un dipinto di Salvador Dalí, un altro lunedì, vorrei fossi qui come i due amanti di René Magritte. Nei tuoi occhi ho visto i girasoli di Van Gogh e ti ho sentita più vicina per un attimo, ho dato tutto ciò che avevo fino a perderlo, il nostro amore come arti in ogni secolo e le tue labbra come fiori di Monet, il tuo profumo è il mistero di Stonehenge. Solo vuoti corridoi.
Sofia Valentini, questo è l'applauso del nostro studio, dello studio di Vinca il Migliore, perché con Sofia concludiamo la seconda esibizione. Adesso ci sarà il giudizio della nostra giuria di qualità, poi è conclusa, è finita qui. Scopriremo il vincitore o la vincitrice di questa edizione di Vinca il Migliore categoria Junior. Gloria. Sofia, prima cosa, sei dolcissima, sei veramente qualcosa di... ed è una qualità che hai innata, ok? E dietro tutta questa dolcezza, tutta questa timidezza, c'è la grinta e la voglia di cantare che hai, che ho percepito di più nel primo brano, ok? Che personalmente mi è piaciuto di più, ma sei stata bravissima in entrambi, ok? Perciò impara che la tua timidezza, la tua dolcezza sono delle cose, delle qualità bellissime e non le devi abbandonare anche quando sei su un palco. A livello tecnico ti posso, ti vorrei aiutare dicendoti di lavorare sulla compressione, che ora sappiamo che cos'è. Abbiamo capito adesso cos'è questa compressione. La compressione delle tue note, ok? Sia sugli acuti che sulle note più basse. Va bene, accompagnale, non ti accontentare mai, perché hai tanto, tanto, tanto da regalare. Grazie alla nostra giuria, grazie alla nostra concorrente che si può accomodare. Tra le mie mani c'è il verdetto della nostra giuria di qualità. Tra pochissimo apriremo la busta e andremo a scoprire il vincitore di questa edizione Junior di Vinca il Migliore. Tra qualche minuto. Prima andiamo ad ascoltare Gloria Conti, è già posizionata al centro del nostro studio con tutti i nostri concorrenti alle sue spalle, per ascoltare insieme questa canzone, una canzone famosissima di Arisa, La Notte. Facciamo un applauso a Gloria Conti e ce lo ascoltiamo insieme. Perché un dolore che sale fa male. Ora lo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, se esce sconfitti vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito, anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale, fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta, ed in un attimo esplode, mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. E sale e scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me. Che le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono scritte e il tempo non passerà. Ma quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, se esce sconfitti a metà, la
vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. Quando arriva la notte, e resto sola con me, la testa parte e fa il giro in cerca dei suoi, perché né vincitori né vinti, se ci sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. E ringraziamo Gloria Conti, che si può accomodare. Grazie Gloria, torna dietro perché poi devi tornare per premiare il primo, il secondo o il terzo classificato. Nel frattempo, prima di andare a sbirciare il contenuto della nostra busta, del verdetto della nostra giuria di qualità, c'è Mariella Cesaroni che consegna l'attestato di partecipazione a tutti i concorrenti di questa edizione di Vinca il Migliore, categoria Junior. Mariella, puoi entrare per consegnare ad uno i nostri concorrenti? È uno ciascuno, fai l'appello. Come a scuola. Mazzocchitti Gabriel. Mazzocchitti Gabriel, un applauso. Angelica, Di Pietro, Rebecca Maria, Giordani Francesca, Cremonesi Elisa, Toro Antonella, Montanaro Angelica, Gabrielli Veronica, Frezzini Vanessa, Valentini Sofia, tra Mariella Cesaroni per aver consegnato. Ragazzi, metteteli, fateci vedere un attimo bene, metteteli bene a favore della nostra telecamera. Questo è l'attestato di partecipazione a questa edizione lunghissima di Vinca il Migliore, quindi facciamo un applauso a tutti i concorrenti che hanno partecipato per quanto riguarda la categoria Junior, un applauso a tutti i genitori che sono stati così pazienti nel portare e riportare i propri figli qui negli studi per questo spettacolo. Mi fate sentire la giusta, come la possiamo chiamare, la giusta atmosfera, la giusta tensione. Questa busta mi ha accompagnato dall'inizio di tutto Vinca il Migliore, da settembre che ce l'ho tra le mani. Un po' di più, grazie regia. Tra le mie mani c'è il verdetto. Al terzo posto della classifica stilata dai giudici di Vinca il Migliore per quanto riguarda la categoria Junior c'è Rebecca Di Pietro, un applauso. E premia Fabio Rossi. Ecco Fabio che consegna il premio. Fabio, resta pure vicino
alla nostra concorrente che si è classificata al terzo posto della vostra classifica, della classifica stilata dai giudici di questa puntata di Vinca il Migliore. Al secondo posto della classifica c'è Vanessa Frezzini. Un applauso, fai un passo avanti e consegna il premio. Chi lo consegna il premio? Mariella Cesaroni. Un applauso, Mariella, resta anche tu vicino. Ok, c'è il primo posto. Naturalmente il primo posto passerà dall'altra parte, chi chiamerò? Al primo posto della classifica stilata dai nostri giudici Fabio Rossi, Mariella Cesaroni, Gloria Conti c'è si aggiudica la categoria Junior. Oh, fate con me anche il pubblico. Oh, pubblico. Angelica Montanaro. Un applauso. E premia Gloria Conti. Allora, ringraziamo i nostri giudici, quindi Gloria Conti, Mariella Cesaroni e Fabio Rossi. Ringraziamo la vincitrice Angelica Montanaro, facciamo nuovamente un nuovo applauso. E poi la seconda classificata Vanessa Frezzini e la terza classificata Rebecca Di Pietro. Un altro applauso a tutti gli altri concorrenti che si sono classificati al quarto posto a pari merito della classifica stilata dai nostri giudici. Io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie a tutti voi, grazie ai genitori, grazie alla regia, grazie a tutti. Ci vediamo presto, prestissimo per un'altra super finale che ci aspetta, sempre qui nello studio di Vinca il Migliore, sempre qui amici di GRP e amici di Vera TV. Sigla!